Buon pomeriggio a tutti e tutte. Io sono Donatella Solda, sono cofondatrice di FEM, Future Education Modena, che è un centro di ricerca e sviluppo che si occupa di metodi innovativi anche per la scuola. E in questo nostro posto, siamo anche un luogo fisico, ma in questo nostro posto collaborano tantissimi professionisti, ricercatori, educatori e in generale persone che si occupano di educazione o di temi che sono molto rilevanti per l'educazione. Oggi siamo qui per presentare un progetto che ci sta molto a cuore, che abbiamo potuto realizzare su richiesta e in collaborazione di Bolton Hope Foundation. Abbiamo qui Cino Lorenzo Vitta che ci racconterà di Bolton Hope e il progetto che si chiama School of Sustainability. Risponde ad un'esigenza di oramai tutta la società, ossia comprendere e avere, essere equipaggiati per gestire un clima, un ambiente che sta cambiando sotto i nostri occhi. Oramai ne siamo un po' tutti consapevoli. L'approccio, io vi parlo dell'approccio che noi abbiamo utilizzato e poi le nostre persone, le persone qui presenti, Davide e Valeria, che sono in FEM, e Andrea, che è il nostro ospite, ci raccontano un po' il senso del metodo e del modo in cui noi abbiamo immaginato di intervenire, cioè di offrire per i partecipanti. FEM approfondisce il tema dell'apprendimento collegato alle tecnologie. Le tecnologie possono essere un ambiente, possono essere uno strumento o possono essere un obiettivo di competenza. In questo caso ci è stato sollecitato, la nostra attenzione è stata sollecitata su appunto costruire un percorso che possa essere rilevante per la didattica curricolare, cioè che possa essere utile durante, noi diciamo spesso, il mattino, non soltanto il pomeriggio, delle attività in classe. In precedenza noi avevamo sperimentato in diverse occasioni attività di questo tipo con il nostro percorso che si chiamava Urban Green Challenge. L'opportunità che ci è stata data da Bolton Hope è stata di costruire una struttura di un percorso molto più ampia, strutturata appunto intorno a degli obiettivi di competenza chiari e capace di essere in qualche modo validata rispetto all'impatto che riesce a generare. Aggiungo un'ultima segnalazione: l'apprendimento non è un processo fine a se stesso. È vero che ci serve maturare delle competenze per poter essere dei cittadini e professionisti capaci di agire nella società, ma alle volte l'apprendimento ci accompagna anche nelle nostre nei nostri comportamenti, questo percorso ci è particolarmente vicino perché attraverso un processo di apprendimento si gestisce qualcosa che le nuove generazioni sono già, a cui sono già esposte o che già stanno maturando, che è l'ansia o in generale l'osservazione del cambiamento climatico e la riflessione che appunto i più giovani fanno rispetto alla loro capacità di intervenire su un processo che sembra molto più grande delle forze di un singolo individuo. Io diciamo, mi fermo qui perché il protagonista del workshop oggi, del nostro incontro oggi, è illustrare e condividere meglio di cosa si parla quando si parla appunto del nostro progetto di School of Sustainability, come si può aderire, quali sono le modalità e che cosa si impara, che cosa si fa durante questo anno insieme, ma invito Cino a condividerci un po' dell'azione di Bolton Hope Foundation. Sì, grazie Donatella. Va bene, io vi dico solo due parole su chi siamo, che cos'è Bolton Hope Foundation. Noi siamo una fondazione che è specializzata sui temi dell'education, ci occupiamo quasi esclusivamente di educazione. La fondazione è nata nel 2019 e ha iniziato a operare nel 2020. Diciamo che nel primo anno e mezzo
anche insomma, in considerazione del contesto storico in cui eravamo, la Fondazione si è occupata molto di tematiche legate alla gestione dell'emergenza Covid. Dal 2021 abbiamo rifocalizzato le nostre attività appunto sul tema dell'education, in particolare su tre temi che sono al centro delle strategie che noi portiamo avanti, che sono il contrasto alla dispersione scolastica, sia la parte diciamo esplicita, quindi legata agli abbandoni, alle evasioni, alle disfrequenze scolastiche, sia la parte implicita legata agli apprendimenti. Abbiamo una serie di iniziative dedicate alla promozione di pratiche didattiche innovative, quindi legate proprio alla qualità didattica, e poi un focus specifico sul tema dell'educazione allo sviluppo sostenibile, che poi di fatto è il motivo per cui oggi siamo qui appunto a parlare assieme di School of Sustainability. Ci occupiamo di questi temi perché diciamo, la nostra convinzione è che i sistemi educativi, le scuole debbano essere principalmente inclusive, di qualità e avere degli insegnamenti orientati al futuro che in qualche modo aiutino le nuove generazioni a toccare i temi di maggiore attualità. Noi operiamo sia diciamo, direttamente, quindi con gestione operativa diretta su alcune iniziative, sia indirettamente attraverso diciamo, l'attività filantropica, più tipicamente erogativa, da un lato promuovendo o gestendo iniziative sociali di diversa natura, dall'altro cercando di fare un lavoro abbastanza significativo su quello che è la diffusione della conoscenza sui temi dell'education. Quindi finanziamo, e supportiamo progetti di ricerca, curiamo anche attività diciamo, di diffusione del know-how di tipo più legato, ad esempio, agli eventi, ai convegni, a iniziative di questo genere. Stiamo anche aprendo un'iniziativa editoriale che diventerà operativa a partire dal prossimo mese, con la quale cerchiamo appunto di contribuire ad alimentare il dibattito su questi temi. Vi dico solo due parole sul perché abbiamo scelto di fare questo percorso assieme su School of Sustainability. Noi ci siamo conosciuti con Donatella, con Damien, con Fem un anno e mezzo fa, ci ha colpito. Ci è interessato in particolare il loro modo diverso di diffondere didattica appunto in modo innovativo e abbiamo scelto di avere questa prima collaborazione sui temi della sostenibilità, perché sono un tema chiave, diciamo, nelle nostre strategie, ma perché pensiamo che sia una competenza chiave sia per i ragazzi e a maggior ragione anche diciamo, per i docenti che in qualche modo devono aiutare a coinvolgere i ragazzi nel conoscere, nel sviluppare apprendimento, conoscenze su queste tematiche che sono all'ordine del giorno. Come diceva Donatella, l'impegno, diciamo, il proposito che ci siamo posti quando abbiamo scelto di iniziare questa iniziativa assieme era quella di creare un corso che avesse contenuti di qualità, ma che fosse anche in grado di trattare i temi della sostenibilità, che sono temi complessi, cercando di concentrarsi non tanto e solo sui problemi, ma soprattutto sulle soluzioni, proprio per fare fronte a quello che secondo me è un problema molto importante e secondo me ancora molto non adeguatamente affrontato, probabilmente, che è il tema dell'ansia, appunto della climate change anxiety di cui abbiamo parlato. Direi nient'altro, chiudo soltanto dicendo che ho letto qualche giorno fa un'intervista interessante a Carlo Rovelli, il fisico italiano, a cui veniva chiesto di dire che cosa avessero in più e in meno le nuove generazioni. Ha speso delle parole bellissime su quello che hanno in più le nuove generazioni, in meno dice probabilmente hanno meno speranza nel futuro e meno fiducia in se stessi. Io credo che la fiducia nel futuro nasca anche appunto dalle preoccupazioni per le tematiche climatiche. Spero che nel nostro piccolo, con questa iniziativa, si possa contribuire a aiutare almeno in parte le generazioni future, insomma le nuove generazioni, a riacquisire un po' di fiducia nel futuro e in quello che li aspetta. Di nuovo, io non vi rubo altro tempo, rilascio la parola a Donatella o a Davide o a Valeria, insomma, per entrare invece nei contenuti specifici del corso. Vi ringrazio e per chi parteciperà vi auguro un buon corso, comunque un buon anno scolastico. Grazie Cino. Io giusto chiudo, faccio una chiosa rispetto a quello che hai detto tu. L'azione di fondazioni di questo tipo, della vostra fondazione, sono molto utili perché per un aspetto, oltre che rendere possibile la scala di certi interventi, cioè la capacità di interagire anche in presenza con tanti territori, è importante
il vostro approccio e l'approccio che abbiamo concordato, perché portare innovazione, ed è un dibattito che si sta avendo in questo periodo, portare innovazione non è sempre di per sé un aspetto positivo solo perché si tratta di innovazione. E questo percorso ne è un esempio, perché è stato prototipato, cioè non si parte da zero, quindi non si parte, non si paracada, non si fa una con il paracadute, si portano dei metodi e contenuti nuovi, sono già in uno, sono di frontiera, ma sono consolidati. Però l'attenzione al processo di valutazione d'impatto dell'intervento formativo, delle competenze che vengono maturate, è molto importante. Noi interagiamo sia con organismi, diciamo, nazionali per la valutazione dell'impatto, sia con dipartimenti universitari, proprio perché valutare l'innovazione è molto difficile, è un percorso che non si risolve attraverso un questionario soltanto, quindi ci sono molti aspetti da considerare. Ma il fatto di avere una rassicurazione da parte vostra, di questo vi ringraziamo tantissimo, del fatto che non sia un progetto, si parla alle volte di greenwashing, no? Cioè un progetto in cui si parla di sostenibilità perché si deve fare sostenibilità, ma non ci si interessa effettivamente dell'efficacia di quello che si sta facendo. E lo dico, la prima richiesta da parte di Bolton Hope Foundation, che abbiamo accolto con grandissimo entusiasmo, è stato che si voleva valutare appunto il modello di intervento. Quindi noi di questo vi ringraziamo in particolar modo. Io lascio, scomparirei dallo stage, quindi mi ritraggo e ascolto diligentemente l'interazione. Lascio la parola a Davide, Valeria e Andrea e ringrazio tutti i partecipanti. Vi auguro buon lavoro. Grazie mille Donatella, grazie Cino per l'introduzione. Mi unisco al benvenuto per chi ci sta seguendo da casa. Io sono Davide Ferraresi, qui a FEM mi occupo di didattica della sostenibilità ambientale insieme a Valeria Rocco, che interverrà dopo di me, anzi insieme a me, perché ci daremo un po' di cambio nel corso di questa presentazione. E come sapete, oggi presentiamo appunto l'iniziativa School of Sustainability. Io ora provvedo a condividere con voi una piccola presentazione in modo tale che riusciate a vedere. Eccoci qua, spero che sia il più possibile visibile. Ecco, con School of Sustainability noi abbiamo cercato di incrociare una serie di esigenze che abbiamo visto molto forti appunto nell'ambito in cui insomma con Valeria ci muoviamo abitualmente, che è proprio quello dell'educazione alla sostenibilità ambientale. Quello che abbiamo cercato di fare, anche insomma grazie agli indirizzi che poi già Donatella e Cino hanno riassunto in maniera efficace, è stato quello di cercare di sviluppare un'iniziativa che potesse portare poi alla creazione appunto di una serie di percorsi didattici, perché di questo si tratta, come vedrete tra un attimo, che consentono di affrontare in maniera il più possibile concreta i temi della sostenibilità ambientale e appunto cercare di fare luce sulle caratteristiche più, diciamo, meno note di quelle che sono le grandi questioni ambientali del nostro tempo, in particolare per tutto ciò che riguarda i fenomeni di crisi, no? che interessano il nostro pianeta. C'è un tema che si diceva poco fa, che è stato un po' al centro del bisogno dal quale siamo partiti per sviluppare questo progetto, che è il tema della climate change anxiety. E questa, appunto, l'ansia da cambiamento climatico è sicuramente al centro della nostra progettazione. Questo perché sappiamo che la climate change anxiety è un fenomeno che si diffonde in particolare tra le giovani generazioni, che chiaramente, avendo davanti a loro un numero maggiore di anni di vita, diciamo così, sanno che si troveranno davanti a
un mutamento davvero molto rilevante dell'ambiente e del, insomma, di tutto il territorio in cui si troveranno a vivere, del pianeta in generale. Quindi l'idea di School of Sustainability è proprio quello di cercare di creare un contesto che permetta di acquisire le conoscenze e le competenze che poi consentiranno ai nostri ragazzi, insomma, a chi oggi si trova a scuola e poi chiaramente diventerà adulto, di avere appunto quegli strumenti che servono per capire come muoversi, perché inevitabilmente un pianeta che avrà delle caratteristiche molto diverse da quelle che noi conosciamo oggi è chiaramente un luogo che noi stessi oggi non siamo preparati ad affrontare. Per fortuna il mondo della ricerca e il mondo anche di chi si occupa tecnicamente di questi aspetti, come poi insomma vedremo tra poco con Andrea Minutolo, questo mondo ci dà già oggi tanti strumenti che possono essere applicati e che sono già in corso di applicazione in tanti contesti diversi. Quello che cerchiamo di fare con School of Sustainability è proprio di portare questi contenuti alla conoscenza appunto dei più giovani, per far capire che effettivamente un modo di affrontare il nuovo pianeta in cui ci troveremo a vivere esiste già, chiaramente è un, per così dire, sono strumenti che evolvono continuamente, però già oggi diciamo ci sono gli elementi per poter dire che c'è speranza di affrontare il nuovo contesto in cui i più giovani si troveranno a vivere, quindi questa iniziativa è finalizzata proprio a dare loro gli strumenti per poterlo affrontare. Quello che faremo all'interno di School of Sustainability è di lavorare in un'ottica di didattica basata sulle sfide, challenge driven. Questo perché? Perché abbiamo individuato in questa modalità un approccio che riesce a coinvolgere in maniera attiva gli studenti, e questo proprio per le caratteristiche che dicevo prima della climate change anxiety e delle cause che la provocano e di ciò che può essere fatto per risolverla. Proprio questo approccio dà poi la possibilità di applicare gli strumenti, le conoscenze che i ragazzi apprenderanno, e quindi questo ci sembrava particolarmente efficace proprio per riuscire ad intervenire su quelle dinamiche che scatenano l'ansia da cambiamento climatico. Qui abbiamo messo alcuni dettagli estremamente pratici. Questa iniziativa è rivolta prevalentemente a docenti e classi delle scuole secondarie di primo grado. Per chi di voi ha già visto il sito internet dell'iniziativa, ci sono due modalità di partecipazione. La prima è aperta a tutto il territorio nazionale e in realtà qua forse abbiamo invertito le due diciture, ma dopo le sistemeremo nella presentazione che pubblicheremo in seguito. Per il cosiddetto percorso standard sono previsti 100 classi, è aperto a 100 classi su tutto il territorio nazionale, mentre invece per quanto riguarda il percorso in presenza, che è un percorso che prevede, come vedremo tra un attimo, gli stessi contenuti del percorso standard, ma con la possibilità di svolgere un laboratorio in presenza nelle classi, ecco, questo percorso è previsto per 60 classi dalle province che vedete qui elencate, quindi Cuneo, Torino, Modena, Bologna, Napoli e Lecce. L'iniziativa School of Sustainability durerà per tutto l'anno scolastico, quindi inizieremo con un primo periodo di incontri di formazione sostanzialmente. Noi immaginiamo gli incontri di formazione come dei momenti di presentazione di materiali didattici, di contenuti ai docenti che parteciperanno, e quello che chiederemo poi a chi appunto parteciperà agli incontri di formazione è poi di svolgere le attività previste all'interno dei moduli didattici con le classi che si iscriveranno all'iniziativa. In questo modo, diciamo, cerchiamo di raggiungere un numero di studenti significativo, e chiaramente con l'idea di svolgere laboratori in presenza cercheremo poi di avvicinarci anche ad alcuni territori per poter di fatto affiancare lo svolgimento delle sfide didattiche proprio nel momento in cui queste verranno avviate. Per quanto riguarda l'inquadramento della School of Sustainability, ecco, noi diciamo da almeno un anno a questa parte qui a Future Education Modern abbiamo iniziato a lavorare basandoci sull'inquadramento teorico che è stato fornito all'interno del documento chiamato Green Comp, ovvero il quadro di competenze in materia di sostenibilità redatto dalla Commissione Europea, e si tratta di un documento che noi abbiamo ritenuto particolarmente efficace perché individua non solo la cornice valoriale, diciamo così, all'interno della quale iscrivere le iniziative
legate appunto alla didattica della sostenibilità ambientale, ma dà anche delle direttrici estremamente pratiche, perché diciamo ci indirizza verso le modalità con cui svolgere questo tipo di didattica. E c'è un focus, ad esempio, molto specifico sul tema del pensiero rivolto al futuro all'interno di queste competenze per la sostenibilità. C'è un altro focus molto forte legato all'agentività, quindi la capacità poi di porsi in prima persona come soggetti attivi all'interno di un processo di cambiamento come è la transizione ecologica. Dal punto di vista dei riferimenti di contenuto, invece, noi quello che cerchiamo di fare con i contenuti didattici che proporremo è quello di basarci sulla letteratura scientifica più recente. In questo senso, insomma, qui abbiamo riportato una piccola icona di quello che abbiamo già utilizzato, insomma, per scrivere l'unità didattica, ad esempio, sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, che sono chiaramente i documenti dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, e questo chiaramente, diciamo, è affiancato da un insieme di letteratura chiaramente molto più ampio, perché, come vedremo tra un attimo, cerchiamo di intercettare tutta una serie di argomenti anche abbastanza variegati all'interno delle materie della sostenibilità ambientale, e che però, diciamo, ci interessava proporre come argomenti di approfondimento, proprio per così dire la rilevanza che oggi hanno all'interno del dibattito pubblico e dei processi poi di trasformazione nei nostri territori. Quello che cerchiamo di fare con School of Sustainability è anche quello di innovare quella che è l'educazione alla sostenibilità ambientale classica. Quindi, diciamo, ho già parlato di avere delle sfide didattiche, no, da proporre alle classi. Questo chiaramente ha l'idea di creare un impatto positivo a livello sociale, quindi ci immaginiamo un'iniziativa che non si ferma all'interno delle classi, ma che poi permette alle scuole di interagire con il territorio e confrontarsi con i portatori di interessi e i decisori politici, insomma, cercare di contaminarsi e anche di fornire idee, perché quello che ci aspettiamo è che poi le classi che partecipano a questo percorso avranno gli strumenti per poter dare anche, per così dire, un indirizzo di come il territorio dovrà evolvere nel futuro. E quindi questo, diciamo, è qualcosa per noi di molto rilevante. Dall'altra parte c'è l'utilizzo degli strumenti. Ecco, per noi è molto importante, e chi parteciperà al percorso poi lo vedrà, cercare di lavorare con strumenti tecnologici e metodologie di lavoro collettivo che consentano di, per così dire, unire questi due aspetti in maniera forte, perché noi crediamo che questa sia una delle direttrici lungo le quali debba svilupparsi la didattica del XXI secolo. Quindi quello che cerchiamo di fare anche dentro a School of Sustainability, così come in altri progetti come quello che ha citato Donatella, Urban Green Challenge in passato, è proprio quello di unire queste diverse metodologie per cercare di creare un impatto positivo. Qui abbiamo riassunto alcuni degli obiettivi di competenza più importanti che abbiamo individuato in School of Sustainability. Li abbiamo colorati, per così dire, in maniera diversa, perché sono, diciamo, seguono un filo logico. La prima parte, diciamo, è quella che ci permette di inquadrare le caratteristiche generali dei fenomeni naturali che ci interessa indagare, quindi lo studio, ad esempio, dei rapporti causa-effetto all'interno dei fenomeni naturali e l'interazione anche con le attività umane. Dall'altra c'è il tema, anche qua per noi, di cornice, della capacità di immaginare questi futuri possibili, cioè l'idea che ci siano proprio dei momenti in cui vengano forniti degli strumenti per proprio immaginare, progettare il modo in cui la città del futuro, ad esempio, debba essere realizzata. Successivamente, all'interno del percorso e dei percorsi in realtà di School of Sustainability, cerchiamo di andare dentro ai fenomeni, quindi di analizzare quello che accade a livello di natura e di interazione fra natura e società umana, e allo stesso tempo di cercare di capire quali sono gli strumenti disponibili per ridurre l'impatto, quindi per far sì che ciò che la società umana realizza, produce, fa, non abbia l'impatto che ha avuto negli ultimi decenni sulla sfera naturale. E l'ultima parte dei nostri obiettivi riguarda invece la modalità con cui cerchiamo di arrivare a costruire il nostro futuro. E quindi
e cioè l'idea chiaramente di realizzare attività di analisi e progettazione sui diversi temi che verranno analizzati dentro School of Sustainability, e come dicevo alla fine c'è anche l'idea di partire da questi spunti progettuali che le classi si troveranno a realizzare per poi creare un'interazione con il territorio, con la cittadinanza, aumentare la conoscenza dei cittadini e anche, per così dire, far riflettere chi ha effettivamente il potere di trasformare il territorio. Ecco, questa è la struttura che noi abbiamo immaginato per l'iniziativa School of Sustainability. Al centro, lo vedete a sinistra, c'è il materiale didattico che noi vogliamo fornire ai partecipanti. Si tratta di unità didattiche che equilibrano contenuti teorici e tecnici da una parte e la possibilità di svolgere attività dall'altra, in modo tale che tutti i contenuti siano poi effettivamente oggetto di un momento pratico anche di acquisizione. In che modo andremo a lavorare? Come dicevo, i percorsi saranno offerti come formazione ai docenti. Per i territori che erano elencati nella slide soprastante, ci sono anche questi laboratori didattici che verranno realizzati proprio per aumentare comunque il supporto ai docenti che parteciperanno nel momento in cui verranno realizzate le challenge didattiche, e nell'ultima parte appunto si vanno a realizzare le challenge didattiche in modo tale che ci sia poi effettivamente l'applicazione pratica dei concetti, dei contenuti e degli strumenti che verranno presentati all'interno dei materiali. Il percorso dove sfocerà? Sfocerà innanzitutto nella creazione di una community che sarà l'insieme delle classi e dei docenti che parteciperanno e che noi speriamo sia un luogo di contaminazione, di scambio e di condivisione anche delle idee che emergeranno. Abbiamo l'idea di realizzare una pubblicazione con tutto ciò che verrà prodotto dalle classi e alla fine avremo un evento finale proprio di presentazione di quello che è stato realizzato e chiaramente anche di lancio di quello che poi sarà nel prossimo futuro questa iniziativa. Il modello didattico, dico due cose, poi passerò la parola a Valeria. E all'interno dei contenuti noi abbiamo pensato a questi quattro nuclei, quelli che vengono chiamati nella prima slide, ma vado direttamente alla slide successiva dove vengono elencati meglio, i cosiddetti fundamentals, e si tratta di quella che prima ho chiamato la cornice teorica all'interno della quale vorremmo lavorare. Qui abbiamo individuato quattro argomenti specifici. Si tratta di argomenti che ci parevano interessanti per riuscire appunto a dare le basi per quello che sarà poi lo svolgimento dei diversi percorsi di School of Sustainability. Il primo argomento, quello dei limiti planetari, è un argomento assolutamente, per così dire, all'attenzione della cronaca, non fosse altro che ieri è stata pubblicata un nuovo articolo scientifico che parla proprio dell'aggiornamento del quadro dei limiti planetari, e sono sostanzialmente le modalità con cui il mondo della ricerca ha cercato di capire quali impatti prodotti dalla società umana hanno un effetto negativo di degrado sulla qualità dei processi naturali all'interno di tutto il pianeta Terra, quindi un argomento assolutamente molto ampio e molto interessante da affrontare. Il tema della scienza della complessità riguarda invece le metodologie con cui i processi naturali e anche quelli antropici possono essere studiati dal punto di vista della molteplicità di elementi che li compongono. Cambiamento climatico, l'abbiamo già citato varie volte, quindi era un argomento che per noi era basilare e lo abbiamo collocato all'interno dei fundamentals. E da ultimo le attività di future thinking, che è quel pensiero rivolto al futuro di cui ho parlato poco fa. A questo punto lascerei la parola a Valeria che vi illustrerà i contenuti delle track. Grazie Davide. Allora, benvenuti a tutti, sono Valeria e come Davide ha detto inizialmente mi occupo insieme a lui dei temi della sostenibilità qui all'interno di FEM. Allora, provo a descrivervi brevemente come sono strutturate le track. Allora, le track sono composte da 5 unità didattiche che cercano di sviluppare 4 diverse tematiche, partendo dalla comprensione del tema e la valutazione di quali soluzioni effettivamente ci possono essere a quel problema considerato in specifico.
Le quattro track sono aria pulita, città verdi, pianificazione e clima locale e transizione energetica. Per quanto riguarda aria pulita, si cercherà di andare a indagare quali sono le sorgenti di inquinamento e quindi le soluzioni che si possono adottare. Città verdi, si cercherà di capire qual è il ruolo della biodiversità e del verde vegetale, dei vegetali all'interno dei sistemi urbani e quali servizi ecosistemici sono in grado di offrire effettivamente alla città e all'uomo. Pianificazione clima locale fa riferimento agli attuali cambiamenti climatici e quindi si cercherà di capire se le città effettivamente possono diventare resilienti, cioè se sono in grado di adattarsi effettivamente a queste modifiche del clima. Transizione energetica, un tema attuale che cercherà di far capire quali sono effettivamente le fonti di energia attualmente utilizzate e perché si sta andando verso solo le energie rinnovabili e l'uso dell'energia elettrica, non più quindi di combustibili fossili come il carbone o il petrolio e il metano. E questi temi sfociano tutti e quattro poi in una challenge finale e che vengono tutti i temi che vengono affrontati nelle unità didattiche sono propedeutiche alla challenge finale, per cui guidano effettivamente al percorso fino alla realizzazione finale del progetto. In aria pulita, per esempio, l'obiettivo è la costruzione di alternative alle attività umane maggiormente responsabili di impatti in termini di emissioni. Un esempio è proprio l'analisi del territorio in cui vivono i ragazzi per comprendere cosa significa città a 15 minuti, di cui probabilmente ne hanno già sentito parlare, e capire il loro impatto ambientale per quanto riguarda i loro spostamenti, quindi renderli coscienti che alcune abitudini di vita possono avere un impatto più o meno rilevante sul territorio. Poi abbiamo città verdi, in questo caso, come abbiamo già accennato, è l'importanza del verde e degli ecosistemi all'interno della città. Quindi l'obiettivo è di ripensare la città anche in un'ottica di riconquistare un territorio cittadino. Cioè si può anche pensare alle piazze che diventino piazze per i cittadini e non più parcheggi urbani delle città. La track successiva è pianificazione clima locale. Come abbiamo già accennato, in questo caso ci viene prevista un'analisi del territorio per capire effettivamente come le ondate di calore, le precipitazioni estreme influiscono sulle città e quindi come possono essere mitigate. E in questo caso si vuole introdurre il discorso di le nature-based solution, quindi soluzioni che vengono riprese dalla natura. Quindi anche in questo caso si parla sempre un po' di ecosistema urbano. Nell'ultima track, transizione energetica, si parte da un'analisi dei consumi come individuo e come scuola, per poi provare a ragionare in termini di copertura del fabbisogno energetico solo da fonti rinnovabili. Però non si parla solo di cambiamo la fonte rinnovabile, cerchiamo prima di tutto di ridurre i nostri consumi, di cercare di capire come fare per ridurli. Puoi andare avanti, Davide. E successivamente, allora, cosa vogliamo realizzare? Le track portano a un output finale. E gli elaborati sviluppati dalle scuole verranno pubblicati su un sito con delle mappe interattive. Questo per permettere alle classi di confrontarsi proprio all'interno di una community, in modo che possano in qualche modo, volendo anche dialogare tra di loro. Come è già stato accennato, l'obiettivo è anche una pubblicazione con i progetti creati dagli studenti e l'evento finale nazionale, in cui c'è la premiazione delle classi partecipanti. I prossimi passi, allora, fino al 25 settembre ci si può iscrivere attraverso un form all'offerta formativa proposta. Poi, durante settembre, verrà anche pubblicato il calendario delle attività. Poi da ottobre fino all'anno nuovo vengono previste le erogazioni delle unità didattiche.
poi da gennaio in poi i laboratori in presenza, di cui vi ha già parlato Davide. I laboratori vengono svolti dopo che c'è già stata una fase iniziale di conoscenza del progetto ed è propedeutica l'attività in presenza allo sviluppo della challenge finale. E al momento vi abbiamo detto tutto, se avete domande in particolare potete scriverle nella chat e provvederemo a darvi delle risposte. Ripasso la parola a Davide, grazie. Grazie mille, perfetto. Allora io direi intanto c'è un abbiamo visto che ci sono alcune domande in chat, se volete scriverle, noi siamo direi che possiamo già iniziare a raccoglierle. Direi che prima di rispondere passerei insomma al motivo per cui oggi abbiamo invitato qui con noi Andrea Minutolo, che ringrazio per la presenza. Ciao Andrea. Ciao Davide. Ok, e non ti sentiamo in realtà? Mi sentite? Ti sentiamo? No, io non ti sento. Se vuoi provare. Mi sentite? Il microfono. Nel frattempo introduco il motivo per cui ti abbiamo invitato. Andrea è responsabile e scientifico. Ah no, mi dicono che ti si sente, scusami. Ok. Problema mio di audio. Andrea è responsabile scientifico di Lega Ambiente e diciamo che come appunto uno delle persone che si occupa all'interno di quella che è una delle principali associazioni a livello nazionale che si occupa di sostenibilità, si occupa appunto di coordinare le attività dal punto di vista scientifico, ci sembrava interessante coinvolgerlo in un ragionamento appunto generale su quello che può interessarci, direi pienamente, rispetto a quello che abbiamo progettato per School of Sustainability, proprio perché School of Sustainability, come ha appena raccontato Valeria, contiene una varietà di traiettorie didattiche che fanno riferimento ad ambiti diversi proprio della sostenibilità, possiamo dire così. Dato che, insomma, Andrea, tu come professione sei all'interno di una realtà che si occupa di sostenibilità sotto tutti i punti di vista, quello che ti volevo chiedere anche insomma per raccontarci il tuo punto di vista rispetto a questa iniziativa era che idea ti sei fatto rispetto alla rilevanza, no, delle competenze in materia di sostenibilità che cerchiamo di affrontare con questa iniziativa. Grazie Davide anche per l'onore di trattare temi così complessi e così ampi, però il termine giusto, insomma, l'avete usato in più di un'occasione, no? Cioè le competenze specifiche che ci vogliono in un mondo sempre più complesso, in un ambiente sempre più complesso, al di là, diciamo, della complessità naturale del mondo in cui viviamo, ma diciamo, no, aggravata dall'interazione dell'uomo e delle sue attività all'interno di questo ambiente, che quindi, no, complica ancora di più la situazione. Quindi i temi che avete messo un po' al centro dell'attenzione sono esemplificativi di quelle che sono le sfide del prossimo futuro, no? Allora, senza arrivare un po' a dare un'indicazione di quali sono le professioni del futuro, no, che possano provare a risolvere i problemi che abbiamo generato fino adesso, diciamo, provo a tracciare forse più alcune caratteristiche che dovrebbero avere, no, queste competenze specifiche in un contesto complesso. Innanzitutto bisogna avere in questi campi una visione d'insieme. Non basta più, come dire, avere la competenza tecnico-scientifica nel costruire un qualcosa, nel redigere un qualcosa, nel progettare un qualcosa senza capire in che scenario, in che contesto questo qualcosa che si va a realizzare viene realizzato. E quindi, no, posso dire, questa visione d'insieme presuppone che ci siano che ci sia una formazione, un approccio integrato nelle persone che stanno dietro a una qualsiasi tipo di attività, una formazione integrata, interdisciplinare, mi verrebbe da dire, che a scuola è un termine che si usa molto e che nel mondo del lavoro inizia a essere una caratteristica fondamentale per poter risolvere problemi complessi. Risolvere problemi complessi, da una parte, lo diceva anche il relatore che ha aperto, diciamo, il pomeriggio,
ma anche diciamo che provino ad anticipare la formazione di problemi, non soltanto risolverli, ma anche non crearli. È un altro aspetto, no, che fa parte di quella visione d'insieme e di approccio integrato che è fondamentale. Faccio un esempio molto semplice sull'inquinamento atmosferico, che è una delle tematiche che avete affrontato, no? Spesso, no, si dice come l'importanza della mobilità sostenibile per ridurre l'inquinamento atmosferico. Si cerca di semplificare un problema così complesso come l'inquinamento atmosferico con una soluzione complessa come la mobilità sostenibile, raccontandola diciamo come il passaggio dall'auto a combustione all'auto elettrica, quando il concetto che c'è dietro a mobilità sostenibile è molto più complesso e molto più ampio. Non si tratta solamente di traslare un problema combustione elettrico, vuol dire muoversi diversamente, ridurre il numero delle auto in circolazione e quella parte che non va con, diciamo, col mezzo privato, dare una possibilità sostenibile che permette ai cittadini di muoversi, quindi con il trasporto pubblico locale, con i mezzi in sharing, con città pensate per i pedoni e non per i mezzi, no, di spostamento. Cioè c'è dietro una complessità che richiede dietro figure e competenze che si integrino fra loro. La stessa cosa vale per un ingegnere che progetta un impianto fotovoltaico. Un impianto fotovoltaico, al di là dell'aspetto tecnico, del rendimento, dell'efficienza, deve inserirsi in un paesaggio, deve soddisfare delle determinate caratteristiche. Bisogna pensare con quali materiali lo fai e che fine faranno quei materiali quando lo pensi. Cioè c'è un'ottica di visione lungo tutto un ciclo di vita, che secondo me è l'aspetto fondamentale dello sciogliere quei nodi che si sono venuti a creare. E adesso ho dato più rilevanza a quello e chiudo con questa, diciamo, prima domanda sugli aspetti un po' più tecnici. In realtà questo approccio interdisciplinare e ad ampio di visione non riguarda soltanto le materie, le facoltà più scientifiche o l'approccio più scientifico, riguarda molto e soprattutto, forse in termini di società moderna, anche per quanto riguarda la comunicazione, l'uso dei social, l'uso del modo di comunicare, che è completamente cambiato in questi ultimi decenni e che, se gestito bene, è una risorsa fondamentale, ma se gestito male diventa un mondo in cui è vero tutto e il contrario di tutto, e questo non è possibile. Quindi è evidente che anche chi fa comunicazione, chi fa formazione, chi fa insegnamento, chi poi si occupa delle materie più tecniche, bisogna che abbiano tutti quanti insieme queste caratteristiche, visione d'insieme, problem solving, come è noto definire oggi alcuni tipi di caratteristiche, ma soprattutto pensare perché quello che facciamo non vada a creare un problema. E quindi un po' questo approccio, queste caratteristiche sono quelle che sono, come posso dire, rappresentano al meglio le caratteristiche delle persone, dei cittadini e dei lavoratori del futuro. Grazie Andrea, direi che hai evidenziato in aspetti che noi effettivamente nel progetto cerchiamo di toccare, poi insomma, come dire, si può sempre lavorare. Una delle cose che prima non ho citato, ma che tu giustamente hai detto, riguarda il tema unito a quello della visione di insieme e dell'interdisciplinarietà, che sicuramente è fondamentale, e noi diciamo nella scrittura dei materiali cerchiamo comunque di fornire tutti quegli elementi che consentono, partendo appunto dai temi magari più ingegneristici, per arrivare anche a quelli da un certo punto di vista anche dell'analisi del contesto, che effettivamente cercano di andare nella direzione di capire qual è l'insieme dentro cui la transizione ecologica andrà a realizzarsi. Quindi questo è sicuramente un elemento importante. Volevo chiederti un'altra cosa. Dato che hai toccato due temi delle nostre track, e ce n'era un ulteriore di cui abbiamo parlato e che secondo me era interessante approfondire in questo contesto, che è l'argomento dell'adattamento ai cambiamenti climatici, che io, diciamo, fra quelli che abbiamo progettato credo che sia quello un po' meno noto, un po' meno analizzato dal punto di vista del dibattito pubblico. E dato che, insomma, so che nella tua attività comunque ti occupi anche di approfondire come questo processo di adattamento ai cambiamenti climatici può essere realizzato, volevo chiederti appunto di provare a raccontare quanto può essere rilevante effettivamente lavorare e comprendere meglio come adattarsi ai cambiamenti climatici possa essere effettivamente realizzato e quanto impatto produce. L'adattamento è una di quelle pratiche fondamentali in questo periodo di crisi climatica
che stiamo vivendo ed è quella forse meno attenzionata, risponde un po' anche alla logica delle cose che dicevo prima, perché mentre si parla molto di mitigazione, cioè di ridurre le emissioni, quindi il contributo delle fossili, cercare di no avere fonti rinnovabili energeticamente più pulite per produrre energia e via dicendo, quindi ridurre le emissioni, questo comporterà del tempo, perché l'inquinamento e le emissioni e la concentrazione in atmosfera di CO2 e dei gas climalteranti non è come una sorgente sonora, c'è il rumore, spengo e si interrompe l'inquinamento acustico. Le emissioni atmosfera, la compressione dell'atmosfera, anche se oggi interrompessimo le emissioni climalteranti a zero, ci vorrebbero decenni per far sì che l'acuto, la fase acuta che stiamo vivendo, rientri un po' nei limiti. E in questi decenni, quindi, che dobbiamo fare? Dobbiamo adattarci, quindi mitigazione, ridurre le emissioni, si parla spesso solo di questo, poco si parla dell'adattamento, di quello che serve fare per cercare di adattare il territorio e le attività dell'uomo sui territori in funzione di quello che è gli impatti del cambiamento climatico sul territorio. Noi veniamo, no, da eventi di cronaca, insomma in Emilia Romagna ne conoscete bene purtroppo anche nell'ultimo periodo, piogge sempre più estreme, sempre più concentrate, intervallate da periodi di siccità sempre più prolungata, alluvioni, esondazioni, ondate di calore. Ci sono delle estremizzazioni di questi eventi che sono il segnale che sta cambiando qualcosa su una scala un po' più ampia, quindi cambiamento climatico, e quindi questi eventi meteorologici in realtà sono ovviamente un segnale del cambiamento, e l'adattamento non è altro che quell'approccio integrato, multidisciplinare, diverso rispetto a prima, che permette di fare in modo che quando inevitabilmente capiteranno questi eventi, perché non possiamo impedire al cielo di far piovere o di far piovere quando ci fa comodo a noi, quando non piove, dobbiamo cercare di adattare il nostro territorio, le nostre usanze, i nostri modi di produrre e di vivere in funzione di questa variabilità, in maniera che non creino o creino nella minore misura possibile vittime, impatti economici, impatti sociali e quindi no, abbiano il minore effetto possibile. Faccio un esempio anche qui molto concreto, ma uno giocate in casa, nel senso che uno degli esempi di adattamento più importanti che abbiamo visto in Italia negli ultimi decenni ce l'avete a Modena, la Piazza Roma, se non ricordo male, che era un'area diciamo centrale della città, no, adibita a parcheggio delle auto con asfalto e via dicendo, che quando è stata riqualificata, non so quando, lo saprete meglio voi, qualche anno fa, insomma, già da diversi anni, con una pavimentazione diversa, senza l'apporto delle macchine e con una sorta di fontana o di gioco di acqua che l'ha resa, al di là dell'esteticamente, è diversa rispetto a prima, più fruibile e a misura d'uomo sicuramente, ma anche climaticamente più vicina all'adattamento, perché quel gioco d'acqua, quelle superfici utilizzate che non assorbono calore ma lo riflettono, rendono quel particolare tipo di intervento meno impattante e più refrigerante quando ci sono le ondate di calore, quindi paradossalmente un intervento che non era nato forse con quelle aspettative, ma adesso quel tipo di intervento va ripensato con quel tipo di approccio. E quindi quando noi ci ragioniamo sempre, no, in termini di città, quando piove troppo vogliamo che l'acqua vada via rapidamente, quando non piove abbiamo sintomi di siccità, diciamo che l'acqua la dobbiamo trattenere. È evidente che ragioniamo in maniera quasi schizofrenica fra i due estremi opposti. Allora noi dovremmo cercare di trovare una soluzione unica a entrambe le fasi. Allora ripensare, rimettendo e cambiando un po' l'approccio, diciamo c'era Einstein, non una persona ultima arrivata, che in tempi non sospetti, non legati al cambiamento climatico, ma come approccio, diceva che non si può risolvere un problema mettendo in campo le stesse soluzioni che il problema l'hanno generato. Bisogna cambiare approccio, e questo tipo di esercizio che l'adattamento richiede, che è appunto un approccio interdisciplinare, tecnico, politico, amministrativo, che bisogna avere una visione d'insieme su come cambiare i nostri territori e come gestirli correttamente, va nella direzione giusta, in attesa che tutte le altre tessere del mosaico, se vediamo, no, l'ambiente come un insieme di mosaico e di azioni in cui l'uomo poi deve interagire e cercare di avere ovviamente il miglior impatto possibile, capiamo come ognuno nel proprio piccolo, grande momento quotidiano possa impattare e cercare di essere una soluzione anziché un problema. Grazie Andrea, direi che insomma il quadro che hai fatto e anche gli esempi
penso che alzino e riescono anche a raccontare il perché, diciamo, sentiamo questa urgenza proprio di parlare di adattamento ai cambiamenti climatici. E dico una cosa adesso, poi casomai possiamo anche passare man mano a rispondere alle domande. E una delle cose che mi ha fatto venire in mente Andrea mentre descriveva quello che si può fare dal punto di vista dell'adattamento è che, insomma, all'interno dell'iniziativa di School of Sustainability noi chiaramente sfideremo con delle sfide didattiche e gli studenti a immaginare quelle trasformazioni che si renderanno necessarie poi per i territori in cui vivono per appunto favorire tutti i processi legati alla transizione ecologica. Chiaramente quello che ci immaginiamo è che poi a seconda anche delle conoscenze pregresse, della conoscenza del territorio che le diverse classi hanno, del contesto specifico in cui si trovano a vivere gli studenti, ci saranno poi risposte molto variegate anche dal punto di vista della ricchezza, della profondità. Questo, diciamo, non, per noi è un elemento sicuramente arricchente anche qualora magari ci fossero delle soluzioni che verranno proposte particolarmente semplici, perché comunque la finalità del percorso è proprio quella di far riflettere e di cercare di capire come a vari gradi di difficoltà applicativa, chiamiamoli così, si può intervenire sul territorio. Una delle, diciamo, caratteristiche dei processi di adattamento ai cambiamenti climatici è proprio questa, cioè a seconda dell'ambizione, a seconda dell'urgenza che viene sentita a livello locale, delle necessità, le trasformazioni dei contesti, penso in particolare ai contesti urbani, ma ad esempio anche i contesti fluviali nel caso di presenza di piogge molto, molto forti, ecco, vengono modificati non con un unico, diciamo, livello di intensità, ma proprio a seconda di come sui territori viene percepita l'urgenza, le modalità con cui l'adattamento viene realizzato sono anche molto diverse. Quindi questo sicuramente è un elemento che volevo anche dire, per non, diciamo, anche per rassicurare chi magari si approccia per la prima volta a questi temi, magari non ne ha mai sentito parlare, li incontrerà per la prima volta nelle nostre formazioni e magari, diciamo, non ha ancora le conoscenze e gli strumenti per affrontarli. Quello che faremo insieme è proprio quello di darci insieme gli strumenti e le conoscenze che serviranno. Tanto Andrea, ti ringrazio, se vuoi restare un attimo connesso, se c'è qualche domanda di approfondimento tecnico-scientifico te la giriamo. Intanto vedo che sono arrivate alcune domande nella sezione domande, appunto, a cui è stata data risposta. In chat leggo Federica Colombo che chiede se il percorso è gratuito o meno. In questo caso si tratta di percorsi gratuiti. Quello che noi chiediamo è di presentare una candidatura sul sito dell'iniziativa School of Sustainability, che chiederei a Laura, che ci assiste dalla regia, di condividere eventualmente come link all'interno della chat, in modo tale che sia accessibile, se non l'ha già fatto, chiaramente. E quindi sì, si tratta comunque di percorso assolutamente gratuito. E scorro ancora, vedo che Laura Moretti chiede se ci si può iscrivere solo per un attracco a tutte e quattro. Noi abbiamo scelto di diciamo aprire la partecipazione a ciascun docente, ciascuna classe, solamente per una track, perché l'idea che abbiamo è quella di cercare di portare a termine nel miglior modo possibile tutte le attività previste nelle track. Essendo comunque attività relativamente articolate, non volevamo, per così dire, dare la possibilità di sovraccaricarsi, la dico con una battuta, ma perché sappiamo che comunque voi docenti siete sempre molto, molto appunto coinvolti in diverse attività che vanno anche la semplice didattica delle discipline che vi competono, quindi insomma volevamo anche cercare di limitare il carico che vi verrà assegnato. E Gina Palumbo chiede se dovessero esserci più di 100 classi iscritte come farete la selezione. Qui diciamo cercheremo di partire da quello che ci scriverete all'interno delle candidature per valutare e, diciamo, in maniera anche qui variegata dal punto di vista del territorio da cui provenite, dal punto di vista del pregresso di quello che avete già fatto in passato, cercheremo di avere un ventaglio il più possibile vario e delle diverse provenienze, perché quello che ci interessa capire, questo lo dicevano Damian, Donatella e Cino nell'introduzione,
è quello di capire anche qual è l'impatto di un percorso didattico di questo tipo e nei confronti appunto di chi partecipa sia come docente che come studente. Questo sarà una parte importante per noi di monitoraggio e di valutazione di quello che faremo e di quello che farete, quindi cerchiamo anche di avere uno spettro il più possibile ampio del punto di partenza da cui i partecipanti a School of Sustainability appunto inizieranno la loro attività. Silvia Francello chiede: chi si era già candidato prima dell'estate deve compilare qualcos'altro, e sul sito troverete i moduli per l'iscrizione. Se siete in dubbio se vi siete iscritti o meno potete contattarci, l'indirizzo email è schoolofsustainability@fm.digital, School of Sustainability è tutto attaccato, e eventualmente verificheremo direttamente via email se l'iscrizione è andata a buon fine. Roberta Pampaloni chiede: quali materie coinvolte all'interno di un consiglio di classe con quale carico orario? Allora, noi abbiamo, diciamo, di fissato all'interno dell'iniziativa il carico in termini di ore di formazione per i docenti che partecipano. Ci saranno 6 incontri da 1 ora e mezza ciascuno, in cui presenteremo tutti i materiali delle singole track. Quello che chiederemo ai docenti che partecipano è di cercare di tarare, insomma, le attività che svolgeranno in classe sulla base del tempo effettivamente a disposizione. Sappiamo che appunto nei contesti scolastici c'è sempre una quantità di progetti che vengono proposti. Anche per questo motivo, come dicevo prima, abbiamo cercato di limitare in maniera il più possibile efficace, la dico così, e il quantitativo di ore di formazione e anche il quantitativo di materiale che forniremo. Poi, diciamo, starà a chi partecipa come docente valutare in base all'effettiva disponibilità quanto sarà poi effettivamente in grado di portare a termine. La seconda domanda: prerequisiti e materiali e strutture necessari. Sui prerequisiti noi cerchiamo di partire da zero letteralmente, quindi e daremo proprio un ABC appunto di partenza per ciascuna singola track, e per quanto riguarda materiali e strutture anche qui cercheremo di fornire in digitale o eventualmente materiali cartacei da stampare, comunque tutto ciò che servirà per svolgere le attività all'interno di ciascuna track. E mi viene chiesto se il carico di lavoro sarà meno pesante rispetto a Urban Green Challenge. Gina Palumbo, che è la nostra, è già stata, insomma, già partecipato ai nostri progetti, e diciamo che ci siamo tarati su un carico di lavoro analogo, quindi probabilmente non sarà meno pesante, ma come poi abbiamo fatto in Urban Green Challenge cercheremo di venire incontro, come dicevo, anche alle necessità dei singoli docenti. Massimo Piccardi ci chiede se si può partecipare con classi diverse alle diverse track, e questa è una domanda, tra virgolette, complessa, e possiamo direi di sì, diciamo, in linea di massima. Possiamo valutare nel caso in cui ci siano numeri di classi consistenti provenienti dalla stessa scuola e eventualmente di avere docenti di riferimento diversi per ciascuna track a cui si partecipa, in modo tale che ci sia poi effettivamente la possibilità di avere un referente. Ecco, una cosa che torno a sottolineare: a noi interessa vedere come le sfide didattiche vengono portate a termine, quindi siamo molto interessati a vedere l'impatto che questa iniziativa potrà effettivamente realizzare. Ci piacerebbe che ci fosse appunto anche un coinvolgimento forte da parte dei docenti che scelgono di partecipare, quindi appunto cerchiamo di capire chi possono essere i referenti in questo caso e che possono essere appunto i nostri interlocutori per questa iniziativa. E anche in questo caso chiederei a Massimo Piccardi se ci vuole, insomma, scrivere per email in modo tale da capire quale può essere la configurazione migliore per lavorare. E ok, leggo alcune osservazioni, insomma, rispetto ai contenuti didattici, comunque li troverete all'interno dei materiali. Carla Vitale chiede: per chi ha già partecipato a Urban Green Challenge, ecco, diciamo che all'interno del percorso c'è una track che riguarda un tema affine a Urban Green Challenge, che è la track Città Verdi. In realtà il tema verrà articolato in maniera diversa, quindi non,
non ci sarà una sovrapposizione completa, anzi, al contrario, abbiamo cercato di differenziare in maniera da renderlo originale anche per chi veniva dall'esperienza appunto precedente, per cui insomma dal punto di vista della differenza la troverete anche con Città Verdi, chiaramente l'argomento è affine, a differenza invece degli altri tre track in cui gli argomenti sono diversi, quindi io qui direi a chi è veterano dei progetti FEM in ambito sostenibilità, scegliete liberamente quello che secondo voi è più di interesse per voi, per le vostre classi, magari anche per le esperienze che avete fatto in passato. E ok, qui perfetto, non vedo altre. Ok, Valeria, aspetta, passo la parola a Valeria così può. Prego. Ok, allora sì, mi segnala appunto Valeria che c'era una domanda anche sulla durata degli incontri con gli esperti e delle unità didattiche. Ecco, gli incontri sono tendenzialmente tutti da un'ora e mezza, gli incontri con l'esperto probabilmente li tareremo sulla durata di un'ora, ma anche qui insomma una volta che uscirà il calendario ci sarà poi la possibilità di vedere effettivamente quando e come li calendarizzeremo. E direi che per quanto riguarda la durata delle unità didattiche, come dicevo, è molto legata alla disponibilità che poi avrete concretamente nelle vostre classi, con l'obiettivo però, come dicevo, di portare a termine il percorso. Quindi questo è sicuramente per noi l'obiettivo principale per il quale vi chiediamo di, insomma, di sentirvi coinvolti. Ok, non so se ci sono altre domande, vedo che c'è. Eccoci qua, Donatella Garzotto chiede: gli incontri nelle classi sono online o in presenza con più scuole, laboratoriali o teorici? Ecco, gli incontri con le classi, quelli appunto che ho chiamato laboratori e che sono dedicati a quelle 60 classi nelle province che abbiamo indicato, quindi Cuneo, Torino, Modena, Bologna, Napoli e Lecce, si tratta di incontri di tipo laboratoriale e in presenza. Quindi ci immaginiamo di venire nelle scuole e di portare un'attività da realizzare lì in diretta con i ragazzi. Vedo che c'è ancora qualcuno che sta scrivendo in chat, quindi aspettiamo un attimo. Intanto ringrazio Andrea per aver accolto il nostro invito a partecipare. Ah, ok, c'è un'altra domanda. Ah, certo, allora per quanto riguarda i laboratori nelle classi, sono laboratori, come diceva Valeria, propedeutici allo svolgimento della sfida didattica, quindi abbiamo ipotizzato di realizzarli a partire dall'inizio del 2024 e li vorremmo pianificare in base a quelle che sono le esigenze delle classi partecipanti, per cui in base al punto a cui si è arrivati del percorso, chiaramente prima di avviare la challenge didattica, vi inviteremo, chi di voi parteciperà, a segnalarci le date in cui svolgere questo laboratorio, che di fatto è un momento proprio introduttivo alla challenge. Grazie. D'accordo, direi che se non ci sono altri elementi, vedo che Cino è ancora collegato con noi, non so se c'è ancora Donatella. Ecco, Cino ci saluta, perfetto. Vi saluto anche io, fossi a scuola mi iscriverei anche io. grazie Donatella. Quindi grazie per gli interventi, grazie per l'esplicazione. È un percorso, come avete potuto notare, abbastanza articolato, che porta un po' uno dei valori che qui in FEM cerchiamo di promuovere, ossia dell'apprendimento profondo, non episodico, e affrontare delle sfide di questo tipo appunto richiedono delle attività, alcuni chiedevano appunto ma è complesso, cioè tanto da fare. Noi abbiamo imparato a
essere flessibili, abbiamo imparato che a scuola ovviamente ci sono tante attività da portare a termine, alcune delle quali sono obbligatorie, ci sono delle scadenze interne che richiedono, mettono sempre tanta pressione, tante attività insomma sui docenti, e alle volte questo tipo di attività vengono un po' marginalizzate o comunque fatte insomma in aggiunta, e quindi lo sforzo grande che sempre cerchiamo di fare è di renderle utili per l'attività curricolare, molto allineate all'attività curricolare, quasi sempre diciamo lo sono, mentre la cosa appunto che a parte appunto questo nostro approccio da bootcamp di sopravvivenza nel progettuale, per cui è spesso molto intenso il lavoro, ma in tanti insomma riconosciamo il fatto che è molto utile avere un ambiente di apprendimento che porta per mano, conduce per mano ad affrontare dei temi che altrimenti potrebbero essere un po' ostici, un po' tanto appunto complessi. Parliamo di complessità ambientale, affrontarla è diciamo una sfida. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio ovviamente Davide, Valeria e Andrea che ci ha salutato, e non possiamo che insomma esprimere un enorme ringraziamento a Fondazione Bolton Hope e a Cino che la rappresenta oggi per aver appunto reso possibile lo sviluppo di questo percorso con questa profondità e la capacità, insomma, il sostegno per portare questo modello di intervento e questi contenuti in tante a livello nazionale in digitale, ma in presenza in tante aree geografiche. Senza il sostegno della vostra fondazione non sarebbe assolutamente possibile. Quindi non possiamo che ringraziare e dare insomma un grande in bocca al lupo a chi inizia questa avventura, sperando appunto di cambiare, vivere nel mondo che cambia e cambiarlo un pochino. Condivido tutto quello che hai detto, grazie soprattutto a voi per l'impegno che ci state mettendo poi per calarlo a terra. A noi interessa moltissimo quello che sarà il riscontro da parte di voi docenti, insomma di chi sta ascoltando e chi partecipa al corso, quindi tutti i feedback che avete, che avrete nel corso del percorso, insomma ci fa molto piacere riceverli, sentirli, sapere e condividerli. Grazie mille. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti. Grazie.